ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siete ospiti nella mia modesta macchina perché vi voglio portare con me a vedere un bellissimo bosco qui vicino a casa mia. In effetti adesso con la macchina andremo a Sottelmonte, il famoso e storico paese natale del Papa Buono, di Papa Giovanni XXIII, dove alle basi di una montagnetta c'è un bosco molto speciale che ho rinominato come il Bosco dei Mille Volti, perché ci sono delle rocce che sono state letteralmente, come possiamo dire, modificate, intarsiate, intagliate, ricreando figure immagini e molto altro. Quindi seguitemi con me. Cinture di sicurezza che bisogna sempre mettere e partiamo per questo viaggio. Venite con me. Ragazzi, ciao, sono arrivato in questo momento nel Bosco dei Mille Volti, come l'ho chiamato io. Vedete, siamo letteralmente in un bosco. Prevale solo il silenzio. Ho già il fiatone perché ho fatto un pezzo di salita e di salita ce ne sono ancora, quindi venite con me. Vi posso dire che questo posto io lo conosco da tanto tempo, perché ci venivo con i miei d'estate a prendere il fresco, e qua ragazzi c'è veramente bel fresco d'estate. Mamma mia, chiedo ancora scusa, ho il fiatone. E un giorno, camminando con i miei per questo sentiero che porta a una collina più in alto, ma non arriverò su, vi faccio vedere il pezzo dove ci sono appunto tutte queste opere scolpite nella roccia, appunto ho scoperto queste sculture. Sono favolose. Se ne intravede già una, è questa. Spero vi piaccia. Ecco, non dovrei neanche parlare perché voglio farvi immergere nei suoni della natura. Eccola qui, ragazzi, questa è una prima scultura. L'artista non so chi sia. Comunque potete vedere che è una bellissima scultura. Un volto di una donna, di un uomo. A me piace, è molto molto bella. Possiamo dire che questa è come se fosse un museo a cielo aperto. È totalmente gratuito. Se magari sentite dei rumori strani o è gente che viene con la mountain bike oppure in con la motocross, perché qua passano molte molte biciclette, molte motocross. Comunque, se volete, fatemi sapere se volete più informazioni su questo posto. Ecco che ci avviciniamo ad un'altra opera. Questa mi piace di più. Anzi, sono tutte belle, ragazzi. Una più bella dell'altra. Vedete? È un profilo. Sembrerebbe un profilo di una donna. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Poi noi dovremo andare di qui, però qui in cima c'è ancora un pezzo da vedere. Cioè, ragazzi, io qua mi rilasserei sempre perché è un posto stupendo. E adesso è un po' spoglio perché non sono ancora cresciute le piante, le foglie, però immaginate tra un po', tra qualche mese, quando siamo in piena primavera, qui la bellezza dei fiori. Ci sono già le primule ci sono già. Mamma mia, ragazzi, veramente vi chiedo scusa perché ho il fiatone, non sono abituato a fare le salite. Eccole qui, cominciano già ad apparire le primule.
queste sono selvatiche, prima le selvatiche non si potrebbero neanche raccogliere, però sono belle. Eccole qua, ve le faccio vedere. Guardate la bellezza di queste primule. Dovremmo essere arrivati. Mamma mia, ragazzi, devo riprendere allenamento. Veramente sto scioppando. Siamo quasi arrivati al posto dove c'è una cosa molto interessante da farvi vedere. Ripeto, ragazzi, scusate per il fiatone e la voce. Eccoci, ci siamo. Qui un piccolo altarino è stato eretto e guardate che bello, Papa Giovanni XXIII intarsiato, si può dire intarsiato nella roccia, sì, si può dire intarsiato nella roccia, il nostro Signore intarsiato nella roccia, veramente bellissimo. Qua abbiamo una roccia a forma di Madonna, si può dire. Cioè, voglio farvi vedere da lontano com'è questo posto. Qui c'è una panchina per chi vuole sedersi e niente. Qua hanno messo, vediamo, una preghiera, ve la faccio leggere. Ebbene, adesso ritorniamo giù e prendiamo l'altra strada. Vi faccio vedere le altre opere intarsiate. Devo stare attento a non cadere e mettere giù i piedi bene, perché se metto giù i piedi male mi spacco io, ma soprattutto si spacca la fotocamera e poi i video in HD non li faccio più. Comunque ho camminato già un po', nel senso, qui è molto in piedi la strada. Vedete qua, c'è anche un bel ruscelletto. Però voglio lasciarvi questo minuto come se fosse un ASMR a sentire solo i suoni della natura. Veramente, ragazzi, stare qua a vita a rilassarmi. Bene, avremo anche compagnia perché sento già il vociferare di gente.
ma questo non è un problema. Quindi andiamo di qua. Vedete ragazzi, qua nella mia zona ci sono molti posti belli da vedere. Se volete che magari apro una rubrica con le bellezze di Bergamo e dintorni della mia zona, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vedo di organizzarmi e registrare qualche bel video. Ci sono tanti posti qui a Bergamo da vedere. Beh, vicino qui c'è Villa d'Adda, un paese dove c'è il traghetto di Leonardo da Vinci, che divide le sponde dalla zona bergamasca alla zona di Lecco. Poi ci sarebbe un po' più in giù una centrale idroelettrica, le chiuse sempre di Leonardo da Vinci, Bergamo Alta da vedere, Bergamo Bassa da vedere, ce n'è tanta là. Tante robe. Qua ci sarà un taglio perché qua prima c'erano i Boy Scout proprio qua in mezzo e volevo far vedere questo. Io l'ho rinominato come lo gnomo perché a me mi dà l'impressione che sono un gnomo, un folletto. Guardate che bello, cioè è bellissimo. Lo gnomo, il folletto. Qua dovrebbero curare un po' di più il percorso perché vedete la strada è un po' a onde. Ecco qua che cominciamo. Questo bellissimo fiore, vi dico anche la pazienza per farlo, mi stavo cagando in mano, eravamo in bicicletta. Qua abbiamo un'indianina, sta benissimo. Qua ancora un indiano, che bello. Spero che voi riusciate a vederlo, ma penso di sì. Se mi metto così meno che c'è un po' di ombra, riuscite a vederlo, eccolo. Molto bene. Ripeto, siamo in un bosco e ci sono queste bellissime opere. Andiamo avanti ancora. Spero di non annoiarvi con questa passeggiata. È un video relax. Visto che oggi non avevo niente da fare, avevo detto nelle mie stories che andavo a fare un video post, appunto, di questo bosco dei 100 volti, come lo chiamo io. Vedete, sempre primulissime. A gogo. Ragazzi, qua vedrete assolutamente un taglio perché c'era una salita tremenda e non mi andava di registrare il video con i miei affanni, non stavano molto bene. Comunque, andando di qua, perché è tutto qui,
forse chiamandolo il bosco dei mille volti è un po' azzardato, però io sono sicuro che se si esplora potrebbe uscire fuori altre cose belle da vedere. E qua, guardate, c'è questa roccia, sembra veramente un pezzo di una roccia maia o qualcosa. Che bella, è veramente bella. Cioè, è anche fatta bene. Peccato un po' che si è rotta, però è bellissima. Non so perché. Ripeto, siamo nel bosco e ci sono queste belle meraviglie. E niente, per chi vuole di qua può tornare a valle, qua ci sono altre strade che vanno su. E io invece torno giù, dove ho parcheggiato la macchina, e vi faccio vedere il santuario della Madonna delle Canele, che è qui sotto. Io spero che questa passeggiata vi piaccia, cioè nel senso, come ho detto prima, non sono tanto le opere o i disegni, però io lo voglio chiamare come il bosco dei mille volti, perché secondo me, ripeto, se si esplorano ancora belle zone, c'è possibilità di trovare altre opere. Non si sa neanche di chi siano queste opere, comunque chi l'ha fatto è stato veramente bravo, perché sono precisissime. Adesso ragazzi vi porto a vedere il piccolo santuario della Madonna delle Canele, dove Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, si fermava spesso a pregare. Venite con me. Qua mi ero dimenticato all'inizio del video di farvi vedere questo, che è ancora una bella opera d'arte. E fiori, questa è una chiesa che non so come cavolo si chiama, ma l'ho incrociata venendo su. Questo è il piccolo santuario della Madonna delle Canele che adesso vi faccio vedere, e questo è il santuario, mi pare, degli Alpini, ma non sono sicuro. Questo santuario si trova molto 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 più su di qui. Se vi fa piacere, un giorno vi ci porto su, perché la vista è molto molto bella, è tutto curato, gestito dagli Alpini. E qui abbiamo un bel quadro, Madonna delle Canele, se si riesce a vedere, guardate che bello. È tutto intarsiato a mano, scolpito, non intarsiato, perché intarsiato è solo il legno, è solo il legno. E adesso ragazzi vi faccio vedere il santuario della Madonna delle Canele, cioè è qui ragazzi, mi metto, eccolo qua, è questo, questa è la mia macchina, piccolo santuario. Questo è, diciamo, era il piccolo campanile. Faccio vedere anche un po' qua prima che arriva gente. Vedete? Santuarietto della Beata Vergine delle Canele, eretto dalla Pietà dei Fedeli nel 1727, restaurato per volontà di Papa Giovanni XXIII nel 61, anno terzo del suo pontificato. Non so se si riesce a filmare dentro, vedere, provo a farvi vedere com'è dentro. Piccolino. E niente, questo qui è il pezzo della Madonna delle Canele. Spero al più presto di caricarlo su YouTube, anzi arrivo a casa, lo modifico, vi faccio fare ancora una panoramica 360. Comunque qua è bellissimo, venite a farci un giro se volete venire a fare un giro, a prendere del fresco. Comunque qua è un posto veramente silenzioso ed è bellissimo. E niente ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video, mi raccomando seguite in tutti i miei social, commentate, condividete. E se volete qualche altra informazione su questo bellissimo posto, scrivetemi sempre. Va bene?
un grazie e alla prossima. Ciao.